Vicepresidente, parteciperete anche voi. Grazie. Perché se lei dice a noi che noi siamo stati democratici, mi sembra che quella vostra vostra di fare quel consiglio due giorni fa non mi è sembrato che sia stata. Allora, consigliere Padella, il sindaco, il consiglio comunale di Ortanova lo commentiamo. Alle difficoltà dell'agricoltura non sono ucciderla. Infine, prendo atto del fatto che si gira intorno, e mi ricollego al consigliere Lombardi, sul quale sono in linea, prendo atto del fatto che questo consiglio non vuole esprimere nessuna posizione, vuole parlare. Quindi io devo prendere atto del fatto che nell'Unione si continua a parlare e spesso non si assumono posizioni. Allora, siccome è tardi, siccome il consigliere Lombardi si è adottato del fatto che sono le 10:12 e siamo ancora qua, per dare senso a questa assise e al tempo che abbiamo utilmente impiegato qua, io invito tutti a prendere posizione sulla questione in modo tale che non sia, diciamo, mero esercizio di eloquio quello che abbiamo fatto per 4 ore stando qua dentro. Allora, ti posso parlare? Sì, consigliere Tanzi, prego. Allora, per rispondere al consigliere, non mi ricordo il nome, alla domanda che mi ha fatto il sindaco Carlo. Nel lontano 2009 il sindaco Palombo, venuto a conoscenza di questo insediamento della centrale a biomassa, informò il popolo di Carapelle. Quando il popolo di Carapelle, i cittadini di Carapelle, seppero che doveva sorgere a 700-800 metri dall'abitato, ci fu un'unanimità, una guerra totale. Difatti Palombo ha detto che non poteva mettersi contro i cittadini, e così ha fatto. L'anno dopo, nel 2010, la Pelle Energia ha ripresentato lo stesso progetto con delle varianti. Delle varianti sotto il profilo delle opere accessorie, in conseguenza all'apparizione del sito su cui realizzato. Si parlava di 8-9 km dalla Carapella. Il popolo di Carapella ha detto: ok, per loro sta bene. Premesso un'altra cosa, scusate. Non dimenticate, forse non lo sapete, che l'assenso che ha dato il comune di Carapelle, l'assenso di massima, è solo un parere consultivo, non è vincolante. Quindi se la regione dice che si deve fare, la centrale si fa a Carapelle, carissimi signori, e non da spazio che tu contro lo muro, questo volevo solo dire. Poi quando l'impianto produce sotto i 20 megawatt non c'è bisogno del via, della valutazione di impatto ambientale, gentilissimo sindaco. La ringrazio. Una cosa dopo la
la devo riprendere e fare l'analisi grammaticale delle sue parole. Il senso che avete espresso già tutto, andate, se mi dispiace se parlo in modo concitato, però diamoci pure delle regole. Questo non finirà mai, se Bellino risponde, e rispondesse, no, poi consentite che possa rispondere a Bellino, poi consentite che possa rispondere a De Pe. Io sono stato ad ascoltare in silenzio, ho fatto il mio intervento e basta adesso, perché se mi sollecitate rispondere, dice gli altri, ma non mi ha detto che io sono pronto a rispondere a quella domanda, ma posso rispondere a uno a tutti i consiglieri. Avete espresso le vostre cose, chiudiamo questa cosa, ma non perché io abbia fretta, perché si mette in moto una catena interminabile, se ognuno vuole dire la sua sull'altro. Allora io non volevo questo, la discussione, ho detto in apertura, facciamo la pagata, dopodiché io sto memorizzando, no, non la stiamo facendo pagare, io sto memorizzando tutto quello che avete, se volete è come a scuola, interrogatemi, so che ha detto lui, che ha detto lui, che ha detto lui, io non ho nemmeno bisogno di andare a leggere gli altri, però abbiate pazienza, in uno stile che dà all'interno, non è che io devo rispondere a quello, lui risponde a me, quando risponde a me, e questo, anche gli altri, Paloma, io se gli ripongo alla domanda gli rispondo. Poi abbiate pazienza, gli chiedo scusa per qualche intemperanza, per qualche consigliere, te lo chiedo io, non è che sono responsabile di comportamenti del sindaco. Sì, ma voglio dire, ti chiedo scusa se c'è stato qualche intemperanza, ma è il concetto, non è che dobbiamo. Noi ci possiamo esprimere anche diversamente. Io voglio rispondere a quello, io voglio rispondere a quell'altro, ma non sembra che sia questa la questione. Io non ho risposto a nessuno, ho fatto ho sbagliato a intervenire perché non dovevo. Allora, però se continuate a questa, mi consentirete di rispondere a uno, perché non è così che funziona. Io volevo riportare con questo tema, veramente per un palo più, un conto in più, ci stiamo mettendo l'uno contro l'altro. Io dico, avete fatto le vostre osservazioni, adesso consentite che io, e nelle sedie voi avete già fatto tutto, che io riprenda questi temi con tutti gli altri, perché non credo, io sono uno di quelli che può mutare la seconda di quello che ho sentito. O no, quindi ho preso atto di quello che avete detto, che ci vuole tanto. Ordone ha detto no, che ci vuole, Ortano ha detto no, qualche altro ha detto voi, intervenuto, non vi ricordo che più, avete già espresso le vostre opinioni, che dobbiamo parlare ancora? Stornarella è intervenuto anche. Stornarella è intervenuto anche. Chi ha detto pure di no? Ha detto, le posizioni sono eloquenti, chiare. Vabbè, ok. Allora, qualche altra replica? Volevo chiedere a Fenia un minuto per dare loro uno spunto di riflessione. Chiedo scusa, non si chiede nome, non si chiede nome, non si chiede nome. No, non l'hai chiesto che c'era, una mala raschina, scusa. Volevo chiedere al Presidente, se è possibile, un minuto, però benissimo. E allora, chiedo scusa, consigliere. Facciamo prima chiudere gli interventi e poi però vediamo. Gli interventi sono finiti, mi sembra, giusto? Ok, allora, l'unica cosa, intanto vi invito tutti quanti a salutare, anzi tutti quanti salutiamo il consigliere o la consigliera Giuseppina Fiano di Stornara, che ci ha onorato per l'ultima volta per la sua presenza. Non si è candidata, quindi non so se vuole dire due parole la consigliera. Vabbè, io volevo soltanto salutare tutti e ringraziarvi per l'esperienza, insomma, che abbiamo condiviso insieme, e mi auguro, insomma, di aver svolto il mio ruolo di capogruppo nel migliore dei modi e vi auguro buona continuazione dei lavori. Tutto qua. Chiudiamo così. Porcelli, vuole parlare il consigliere Porcelli, sì. Considerare qualsiasi tipo di persona
organizzazione veramente talmente, e questa cosa in più occasioni è stata sottovalutata. Quindi io personale applauso e volevo anche salutare il capogruppo di maggioranza che sicuramente più mi senza dire per la porta. Chiudiamo la seduta con un piccolo intervento del consigliere provinciale Massimo Colicchi. Grazie. Io l'intervento non era previsto perché di una sede di conferenza, però con la sede delle discussioni, di interventi che ci sono stati, ho ritenuto opportuno fare un piccolo appunto, più che altro un invito ai consiglieri di Paravelle a riflettere su questa situazione, perché io il 24 di questo mese ho inviato una documentazione a mezzo posto di verificata. Il consigliere Olivieri diceva che non era riuscito, ma nel senso che l'Unione dei Comuni non è dotata di una posta elettronica certificata neanche di un indirizzo email di valori tradizionali, quindi l'ho mandato a tutti i comuni dei 5 requisiti, a parte di Cremona, alla regione, e poi diciamo eventualmente se avete degli indizi personali che io posso reperire vi posso inviare direttamente la documentazione. Allora il punto è questo, io faccio una premessa, non sono un esperto in materia, però è bastato valutare dei piccoli elementi per capire che qualcosa non va. Allora, questi ci dicono che devono utilizzare queste famose 80.000 tonnellate l'anno di vinaggio. Se andate su internet troverete uno studio delle disponibilità di questo materiale sul territorio che è stato commissionato dal Ministero dell'Ambiente e da alcune società del settore, che ci dice praticamente in tutta la Puglia abbiamo 165.000 tonnellate, quindi in teoria Carapelle dovrebbe bruciare la metà di quello che abbiamo in tutta la Puglia, ma è teoricamente disponibile. Perché? Perché per una questione di diciamo, convenienza economica non si può andare fino a Santa Maria di Leuca con un camion a prendere quel materiale perché non converrebbe. Uno. L'altro aspetto è la legge regionale che ci chiede di non andare oltre 70 km per il discorso della fine della corsa. Oggi qualcuno di qualche presidente di cooperativa mi faceva notare che negli ultimi anni sono stati estirpati, quindi la disponibilità si è ridotta ancora, quindi diciamo noi da subito capiamo che questi non hanno il materiale disponibile, quindi veramente diventa alto. Ma si parla di approvvigionamento di Sanza, di Nancia e residuo agricolo. Ma la vinaccia, la vinaccia che è l'elemento principale, la Sanza, siamo intorno al 61%, no la Sanza, la vinaccia è il 60%, è il 30% se manca questo materiale. Ma perché dove lo vanno a prendere? Allora, hanno già i nominativi delle persone che hanno no, qua i problemi di salute sono dei due secondi. Il consigliere Tanzi ci saluta. No, volevo dire a Tanzi, allora ci vuole anche a prendere. Voi avete fatto diciamo una scelta di massima, io presumo che avete dato anche uno sguardo di massima legale, giusto? Noi abbiamo dato al all'impianto. Ok, vi voglio fare una domanda, esiste un piano di messo nello stile, forse allora scusa, non mi voglio interrompere. No, sì, dove si vede anche delle convenzioni con delle candele. Fatemi finire di parlare, c'è no, io vi chiedo, c'è un piano di approvvigionamento? C'è? Ce l'hanno presentato. E io vi dico di no, perché stamattina sono andato in provincia, mi sono guardato due fattori e dove si parla di piano di approvvigionamento è citato in maniera generica, saranno reperiti presso le cantine della provincia di Foggia. Che significa? Ho chiesto al dirigente, ma questo che significa? Che no, dovranno produrre dei pre-contratti, quindi è tutto possibile. Esatto. Siccome questa è come abbiamo detto tutti quanti, qua non ci dà neanche una scelta politica, questa è una scelta di vita, è uno stile di vita. Vi prego di guardare le carte e riflettere in mezzo. Ok, ringraziamo allora l'intervento del consigliere provinciale, quindi mi sembra che abbiamo chiuso, la seduta è tolta, grazie.